Lei è una Hyundai 30N 2000 benzina 280 cavalli. Immatricolata il 25 gennaio 2022 e oggi chiaramente è il 24 gennaio 2023. Esattamente un anno dopo vi porto un secondo video sulle 30N. C'è gente che su YouTube fa un video ogni volta che cambia una vita della macchina. Tipo, ho comprato la macchina dei miei sogni. Ho aggiunto il mio adesivo alla macchina dei miei sogni. Ho messo i loghi neri alla macchina dei miei sogni. Da utilitaria supercar con un adesivo. Ho distrutto la portiera dell'i30N. No clickbait, giuro. Ecco, facciamo un bel lavoro. Partiamo dal farvi vedere tutti i danni che ho già fatto a questa povera i30N. Chi si ricorda che nel primissimo video il buon Ivello, facendogli provare la macchina, essendo abituato alla guida col furgone, se ne è sbattuto altamente le palle di un buco in pieno e quindi l'ammortizzatore è andato a fondo corsa, ma fortunatamente nulla di grave. E anche se quello era tipo il quinto giorno che avevo la macchina, prima di quel quinto giorno era successo un fattaccio. Stavo andando a prendere uno dei ragazzi del parco perché dovevamo uscire la sera, mi stavo per fermare davanti a casa sua e cosa sento? Ma che cazzo domandiamo? Ha bruciato tutta la macchina! E lì sono partite qualche bestemmio, perché dico, ma il primo giorno scendo dalla macchina, chiaramente c'era una cretina su una tipo Opel al telefono, che non scende nemmeno dalla macchina, col telefono ancora all'orecchio mi guarda, come per dire, dai riparti! A scema di me. Comunque sta di fatto che fortunatamente danni zero, se non micro graffio qui, ma per fortuna il sensore è a posto, perfettamente funzionante. Ma arriviamo al danno più bello. Un bel giorno sono andato in Liguria con la Bea a farmi un bel giro in bici, portando tutte e due le bici da enduro, e non mi accorgo di nulla. Qualche giorno più tardi, sempre un ragazzo del park che stavo portando mi dice: ma che cos'è questo buco nella portiera? Parlando di questo cazzo di segno della portiera gigantesco. Io di solito tiro giù i sedili, ho già qui con la forcella rivolta di qua, non mi sono accorto che il fondo della forcella era appoggiato e quindi con tutte le vibrazioni del viaggio della giornata mi ha scavato la portiera. Ma i danni non sono ancora finiti, perché all'ultimo cambio gomme trovo sto segnaccio sul cerchio. Quello lì chiaramente è un segno di sbeccatura dal levagomme o dal coso che usano i gommisti. Il gommista chiaramente se ne lava le mani, cioè, però intanto io mi devo sbattere e andare a casa. Chi del coglione, cioè raga. Comunque, a parte questi dannettini che si mettono a posto con veramente poco, la macchina è in perfette condizioni. Adesso andiamo a lavarla, perché potrebbe essere un pochino sporca, perché dobbiamo prepararla per fargli delle modifichine succose. Ah, tu brutto infame, iscriviti al canale intanto. Raga, la sfiga mi perseguita. Abbiamo trovato un altro dannettino piccolino. No, quella lì non è una goccia, raga. Sembra un segno di un sasso preso in autostrada, non può essere altro. Ma figa, me l'ha proprio cartavetrato via la vernice. Che vedevo di. E poi tutti questi segni dati dal fatto che io la utilizzo proprio da daily car tutti i giorni. Ho solo questa macchina, da un anno che uso solo questa, ho fatto 21.000 km. Questo è il prezzo da pagare quando non hai una seconda macchina. Spoiler, ho appena comprato un furgone, arriverà. Raga, questa macchina l'ho presa a scatola chiusa, non l'ho mai vista, mai provata. L'ho presa e mi piace un sacco, è una figata, la ricomprerei. Però dopo un anno devo dire che ci sono dei pregi e dei difetti. La prima cosa che ti fa innamorare di questa macchina è il sound. E originale è la macchina questa categoria che suona di più in assoluto. Nulla a che vedere con Audi RS3 con scarico RS o AMG Ivan Giussani. Il cambio automatico di questa macchina è fantastico, tira delle fucilate quando cambia. I sedili sono una chicca favolosa, perché sono comodissimi e sono bellissimi da guidare, raga. Ma che cazzo compri l'anteriore che poi vai dritto alle curve perché smusa, no? La tenuta e il telaio di questa macchina, avendo dietro anche la barra d'uomo di irrigidimento e soprattutto potendo modificare te semplicemente col touch la rigidità delle sospensioni, la rendono a tutti gli effetti una macchina pronto pista. E come ultimo pregio, la possibilità di installare il gancio. Quando l'acquistate non potete mettere il gancio, ma in realtà post io sono andato in officina e me l'hanno installato tranquillamente, me l'hanno omologato a libretto, così posso mettere anche il portabici. Però ci sono anche delle note dolenti di questa macchina. Partiamo dalla più costosa, il consumo.
Allora, in realtà se l'ha utilizzata in eco, in città vi fa 10 km al litro più o meno, e invece in autostrada ho provato, proprio stando delicati, a fare anche i 13. Quando iniziate un po' a scannare che ci date dentro col pedale, raga, 3 km al litro, eh. Essendo una macchina sportiva, poi raga, ha veramente pochissimo sterzo, vi rende difficile le manovre nei posteggi o anche le inversioni, robe del genere, è un po' una merda. Di per sé la macchina, raga, mi piace un sacco, anche messa così mi soddisfa, però ho detto, quelle due modifichine che la rendono veramente incazzata. Infatti, come vi ho detto a inizio video, ho deciso di farle proprio un regalo. Raga, qui abbiamo tutto il body kit di Maxton. Proprio dei pezzi di plastica del pazzo. Faccio vedere solo lo spoilerino posteriore. Ma non è solo questo body kit. Infatti sono venuto dai ragazzi di TBF Performance a Monza, perché non voglio limitarmi solo a montare qualche minigonnina e qualche spoilerino. Ah, siamo qui con Stefano? Sono anch'io che cazzo di... No. Allora, semplicemente noi andiamo a rilevare i parametri vitali della vettura, andiamo a verificare coppia e potenza massima con la vettura originale, che poi andiamo a compararle dopo la modifica, così vediamo il reale incremento e quelle che sono le differenze. cavalli, quindi poco meno di quelli dichiarati da casa madre, addirittura con più coppia abbiamo 405 Nm. Calcoliamo che abbiamo dentro benzina 95 ottani. Hyundai, che è la macchina dei poveri, perché Hyundai è il marchio dei poveri, così giusto? Dicono. Hyundai però, raga, intanto dichiara il vero, è già una cosa molto difficile. Abbiamo qui due pezzi. Questo, allora, a mio parere potrebbe essere confuso con un tubo del cesso. No, invece è un tubo sostitutivo del dispositivo antiparticolato dell'OPF, tecnicamente chiamato downpipe. Mentre questo è un modulo o centralina aggiuntiva della Power King, un ottimo prodotto made in Italy. Ci servirà per andare a modificare la gestione elettronica della vettura, visto che purtroppo queste vetture ancora non si possono riprogrammare nella sua elettronica di serie. Questo ci permetterà di andare a lavorare su quelle che sono le pressioni del turbo, quindi incrementare il nostro regime di coppia di potenza. E la cosa bella di questo prodotto, che a differenza di altre centrali aggiuntive, ha la sua applicazione per i boomer come me. Domanda: è legale? Assolutamente sì. Niente, quindi raga, adesso loro si danno a fare e noi ritireremo la macchina già con tutte le modifiche. 2 hours later. Sono appena arrivato, sediamo un po'. Ma che cazzo dici? Minchia, così è cambiata un botto, eh. Puttana, così si sente tanto la differenza, eh. Raga, dopo qualche giorno la macchina è finalmente pronta. Ce l'ho qui davanti. Devo veramente ringraziare i ragazzi di TBF Performance, che in questi giorni si sono dati veramente da fare. Raga, è venuta una mina. Hey, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the fast sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the fast sticky, come get high with me, that's a deal, right? Io non lo so se voi potrete percepire la differenza effettivamente. Il sound è parecchio diverso, al di là degli scoppi che sono cambiati, ma in realtà è proprio anche la tonalità, che adesso è più secco. Cioè, abbiamo cambiato un tubettino di merda, un pezzettino del cavolo, senza fare cose stratosferiche di qua di là. È cambiato completamente. Il kit Maxton estetico, raga, gli dà tocco in più racing che non aveva, secondo me. L'unica cosa che non ho potuto montare è il diffusore posteriore Maxton, perché avendo messo il gancio, chiaramente dopo non mi ci passava più il gancio, quindi ho lasciato il suo originale. Più attenti magari hanno notato che c'è un... non un errore, però io avevo messo i loghettini bianchi e adesso, vabbè, sono coperti da questa flangia. Chiaramente toglierò l'adesivo bianco, lo metterò da questa parte, cioè li metterò nuovi. Ma la parte succosa, raga, è chiaramente: abbiamo aggiunto una centralina, è passata da 278 cavalli bancata originale a 306 cavalli, che adesso quando apri è ancora più piena la macchina. Super soddisfatto, anche perché volevo proprio modificarla ma senza stravolgerla. Raga, basta chiacchiere, adesso andiamo a provarla. Reaction dei ragazzi al parco. Eccolo. Fermo. Vuoi sentirla? Sì, dai. Ti metto vicino. Ti metto proprio attaccato allo scarico.
Sti cazzi. Anna, sì, è cambiato. Ok, hai detto che sei in giro a far casino? Beh. Quando ci sono intanto? Che cazzo, perché? Suoni della natura, senti. Senti che ci sono i suoni della natura. Eco. No dai, Roma, dai. Ma spaventare la gente. Serve più il clacson adesso, vero? Oh! Che cazzo sta dicendo? Beh, effettivamente. Porco io, non se va più! Poi! Poi! Porca troia! Se ti piace assaggiare di sì! Figa, ma ti attacca i sedili! Si sente? Alzo la mano, si sente. Lo senti adesso la cambiata giusta? Quando cambio giusto, senti che cazzo di rumore fa? Atleta. Minchia. Figa, adesso è scoppiata bene. Ma una cazzo di mitragliatrice. Cazzo! Fanculo la Volkswagen! Ti è piaciuto? Ho provato. Signor Eros, un launchettino, vediamo com'è. Mai fatto il launch? No, mi ce l'hai in mente l'aereo quando parte? Se ti piace assaggiare. Figa! Zio! Figa, più che altro, quanto cazzo frena sta cazzo di macchina, zio? Ma allora voi state lì a comprare l'Audi, Mercedes, BMW? Raga, ma svegliatevi, figa! Avete meno soldi, avete una macchina molto più bella e divertente. Reaction al sound da fuori, perché io non l'ho mai sentita effettivamente andare da fuori. La roba più rischiosa che hai fatto nella tua vita. Dare la mia macchina in mano a Ricky Filippi senza io sulla macchina. Ma puttana! Ma che cazzo? Ma figa, ma che sound ha, raga? Da fuori, ma da dentro è bello? Madonna, ma da fuori, madonna! Ma è bellissimo il sound, raga. Ma che sound c'ha, raga? Ma che figo! Mollare la tua macchina all'Arboreto al Filippi così, una delle cose più penso che mi ha fatto nella tua vita, sappilo. Kappayoshi che sparano! Roba, raga. Approvata Yoshi. Diciamo che ti arrestano. Da Baghdad è tutto, ragazzi. Ci vediamo al prossimo video. Bella. I'm gonna watch it. Nine talking my pockets. Just know we ain't running out the way that we stock it. If I got it, you got it. If I call it, she slide and tell her to mop it. Yeah, I got that shit on. Damn, she took that thing off and bring it around. Going at it till I'm on. Put that nani in a hole. I'm beating it down. I'm back in that bag again. Whoa, whoa.